Hai scelto me per fare arrabbiare House, vero? Vedo che sei tu quello arrabbiato. Imbarazzante. Sostituiscimi. No. Per la prima volta dopo 6 anni sono informata di tutte le procedure e di tutte le analisi. I turni di ambulatorio sono assegnati e rispettati. Mi hai consegnato 4 mesi di referti di House. Ora posso mandare il conto alle assicurazioni. Ho fatto tutto questo per dimostrare che non siamo della stessa pasta. Beh, grazie al cielo. Adesso ognuno è nel posto giusto. Perfino House. Lui può giocare a fare lo scienziato pazzo e questo reparto funziona come un orologio. Insomma, devo continuare così per altre 3 settimane? Beh, anche di più. Potrebbe interessarti una promozione vera. La mamma che ha detto? Non troverò dolcetti nella calza? È pronta per il prelievo venoso. Sì, la povera paziente squilibrata è pronta per un esame inutile. Grazie, è nota la tua posizione. Foreman, sei sicuro? Non ha alcun senso, controlla ancora. Per il momento dobbiamo rimandare il prelievo. Perché? L'urina è arancione? Tu come lo sai? Perché ha un effetto del rifampin. Ma non è sotto antibiotici. Se una persona che ha la Munchausen capisce che sta per essere scoperta e vede delle pillole con un'etichetta che dice può causare convulsioni, magari ne ingoia un paio. E se la stessa etichetta fosse attaccata per caso su una bottiglietta di antibiotici che per caso è finita nella sua stanza... Sei stata tu! Può essere. È Munchausen. Quello che ha se l'è fatto da sola.